Questa mattina abbiamo eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari di Como, su richiesta ovviamente della Procura di Como, nei confronti di 8 persone, 7 cittadini albanesi e un italiano. E sono considerati responsabili di un traffico di droga e di armi molto ingente, nel senso che li avevamo già sequestrato nel corso dell'attività investigativa 17 kg tra eroina e cocaina e soprattutto 2 pistole, ma ancora più importante, 2 pistole mitragliatrici, armi da guerra che non sono proprio così comuni. Un'indagine che si è sviluppata a seguito di un'altra attività investigativa in base alla quale avevamo già arrestato 23 cittadini albanesi per sfruttamento della prostituzione. Nel corso delle indagini ci si era resi conto che c'era un altro gruppo operativo molto forte composto da appartenenti a 2 famiglie albanesi che incutevano anche molto timore agli altri, probabilmente non solo per il numero degli appartenenti alla famiglia, ma anche per il fatto che nell'ambiente era noto che detenessero armi. Prevalentemente provenienti dalla città di Durazzo in Albania. Abbiamo monitorato in particolare 2 mesi di attività di queste famiglie, di questa organizzazione degli Ayazi e dei Proshka. I canali di approvvigionamento erano quelli che conosciamo solitamente con i Paesi Bassi e quindi in particolare con l'Olanda, e noi sappiamo che effettivamente i collegamenti diretti con i fornitori portano sostanzialmente a mettere sul mercato queste importanti quantità. 40 cessioni in poco più di 45 giorni, per un totale di circa 20 kg di cocaina distribuiti. Secondo quello che è lo sviluppo investigativo, riteniamo che corrispondano a questo. E pensiamo possa essere anche qualcosa in più. Questo ci porta a pensare anche in relazione a quello che è il costo della cocaina, perché prevalentemente parliamo di cocaina, che questa sia una famiglia, quella che è stata disarticolata in questa circostanza, una famiglia veramente importante. Ci sono 7 cittadini albanesi e un italiano. Con ruoli diversi? No, quei 3 fanno parte degli Fanno parte, quindi nel complesso sono stati rintracciati tutti, meno che una persona sulla quale stiamo ancora lavorando. Ecco, l'italiano è un autista, è un corriere, quello che definiamo corriere. Il livello decisionale è gestito dalla famiglia albanese. Erano anche legati da parentele. Cioè erano tra di loro cognati, fratelli, cugini, il nipote spacciava per lo zio, e insomma. In realtà solo uno di loro aveva precedenti specifici nel settore stupefacenti, un altro aveva precedenti per rissa, gli altri privi di precedenti. Il tipo di armi sicuramente dimostra che il gruppo era forte e fa pensare anche, è indirettamente una dimostrazione anche del fatto dell'operatività anche all'estero, soprattutto nel paese di origine, perché le armi comunque arrivano probabilmente da quella rotta, insomma, quindi dai Balcani. I 3 nei cui confronti abbiamo eseguito stamattina, Mariano Comenzi e Gaggino, i 3 che invece abbiamo arrestato a febbraio, sì, 1 a Mariano Comenzi e 2 a Figino Serenza, sempre nella zona del Comasco. L'italiano è stato arrestato l'anno scorso in Germania dalla polizia tedesca per la detenzione di 5 kg e mezzo di cocaina. E quindi il classico tragitto, diciamo, dall'Olanda, Belgio verso l'Italia. Con auto solitamente attrezzate, con il doppio fondo. Quindi anche dal punto di vista logistico non erano ben organizzati, perché avevano la disponibilità di box, più di uno, sempre in zona Mariano Comenze, quindi vicino Figino Serenza, dove abitavano loro fondamentalmente.